Buongiorno e benvenuti a tutti. Sono l'assessore alle pari opportunità del Comune di Bacoli e sono qui con la preside del liceo Lucio Seneca, con il dottor Nardiello dell'ASL e virtualmente è presente Antino che ci ha inviato un comunicato. Siamo qua per presentare un'iniziativa di rete sulle tematiche della lotta all'omofobia, lotta a comportamenti di discriminazione e anche di cura delle persone attraverso comportamenti sani, di cui ci parlerà sicuramente il dottor Nardiello. Il Comune di Bacoli è attento alle questioni delle pari opportunità. Cerchiamo di rendere effettivo il dettato dell'articolo 3 della Costituzione e quindi proviamo a fornire a tutti pari opportunità. Adesso ci stiamo un po' centrando sul tema di cui stiamo ragionando da qualche mese e con il dottor Nardiello e con la preside. Il Comune aveva già recentemente adottato una deliberazione su queste tematiche aderendo alla rete READ e firmando la convenzione con Antino. Quindi proviamo adesso a rendere questa nostra attenzione per le tematiche dell'inclusione, proviamo a farne una tematica di rete con l'ASL e con il liceo per essere utili ai giovani e alle famiglie. Abbiamo quindi organizzato, e poi ve ne parlerà in maniera molto più completa il dottor Nardiello e la preside, abbiamo organizzato un ciclo di film sulle tematiche di cui vi sto parlando. Questi film verranno proiettati, due presso il liceo Lucio Anneo Seneca e saranno destinati ai ragazzi della scuola e tre invece saranno proiettati presso la nostra Casa della Cultura. Ci saranno poi, dopo le proiezioni, dibattiti con gli esperti, con il ginecologo, con lo psicologo, con medici e quindi sarà possibile avviare un percorso di approfondimento. Noi come Comune di Bacoli pensiamo che questo sia solo il momento iniziale di uno sdoganamento anche di linguaggio sulle tematiche di cui stiamo parlando e siamo certi che con l'aiuto della preside e dell'ASL riusciremo a continuare con altre iniziative che abbiano lo scopo di creare inclusione e lotta a qualsiasi forma di discriminazione. Vi ringrazio e passo la parola al dottor Nardiello. Grazie. Grazie a lei e grazie all'ospitalità dell'amministrazione del Comune di Bacoli, che attraverso un'iniziativa di questo tipo manifesta la sua grande sensibilità e la sua grande partecipazione a processi di integrazione. Un'azienda sanitaria insistendo su un territorio è sempre promotrice di salute. Io come psicologo, psicoterapeuta, opero da alcuni anni all'interno dell'unità operativa di prevenzione e protezione, che è quella che ha il compito principale di interessarsi della salute dei lavoratori di un'azienda. Ma ovviamente se il lavoratore insiste sul territorio, anche il territorio deve essere promotore e produttore di salute. Ed ecco che in questo tipo di lavoro, un lavoro che abbiamo voluto sottotitolare Talk Movies, al di là di quello che può essere il cineforum, dove c'è una parola intorno all'immagine del film, noi qui abbiamo pensato a un gradino in più. Talk Movies perché la cittadinanza, che potrà partecipare alle tre serate, come ha anticipato l'assessore, presso la Casa della Cultura, e gli studenti che potranno partecipare nelle due mattinate presso il Liceo Seneca, potranno appunto parlare dopo il film con degli esperti. E questo è il passo in più rispetto al cineforum. Non solo un parlare a livello di circolarità paritaria di parola, ma avere la possibilità di un confronto con qualcuno che porta un'expertise diversa. Questa è stata l'idea che ci ha animato. Avremo cinque titoli che sono stati, scelti a mio avviso con una grande sapienza e con una grande integrazione tra questa rete che si è costruita, perché è stato uno scegliere questi titoli
ascoltando anche la sensibilità del territorio, la particolarità, per esempio, dell'età dei giovani ai quali ci rivolgeremo nelle mattinate del liceo, e anche ovviamente sull'affrontare le differenti tematiche che i cinque titoli ci portano. Per esempio, apriremo con un film molto divertente, che è Istisiste, il 27 aprile, che è un film che ci fa riflettere proprio sull'integrazione e sulla sfaccettatura dell'integrazione, dove parleremo di integrazione culturale, di integrazione sociale, oltre che di differenza di identità di genere o di orientamento sessuale. E quindi ecco, apre, credo, quasi all'atere questo argomento, che però diventa nella modalità poi di visionare il film e di discuterne dopo con gli esperti, un modo adeguato per affrontare l'argomento. Proprio in quella serata dovremmo avere poi, tra l'altro, il presidente del circolo Arcigay di Napoli, Antino. Il presidente oggi è impegnato a New York per alcune manifestazioni legate a Stonewall, e quindi ha mandato un comunicato che io pregherei la mia collega Gabriella Costavilla Di Fiore di dare lettura. Grazie. Buongiorno a tutti. I componenti del direttivo dell'associazione Antino Arcigay Napoli, scusandosi per non essere potuti intervenire alla conferenza stampa per i procrastinabili impegni lavorativi, nel porgere il proprio saluto all'auditorio presente, colgono altresì l'occasione per ribadire l'importanza della manifestazione Tutti i colori del mondo, lanciata dall'amministrazione comunale di Bacoli con l'intenzione di combattere le discriminazioni fondate su orientamento sessuale e identità di genere. Antino Arcigay Napoli esprime pertanto la propria gratitudine a tutti coloro i quali hanno reso possibile la concreta realizzazione di questo progetto: l'assessore alle pari opportunità Lucia Basciano, il dottor Nardiello dell'ASL Napoli 2 Nord e il liceo Seneca di Torre Gauta. Rimarcando infine l'evidente valore culturale e sociale dell'iniziativa funzionale a sensibilizzare la cittadinanza su tematiche attinenti l'inclusione e la salute, Antino Arcigay Napoli sottolinea la rilevanza educativa di questa rassegna che, coinvolgendo anche la popolazione studentesca, favorisce attraverso la visione dei film e le relative discussioni con gli esperti un processo di formazione orientato all'eliminazione di qualsiasi forma di esclusione e stigma nelle giovani generazioni. Grazie. Presidente. Allora, io sono qui, mi sento particolarmente responsabile perché rappresento una fascia d'età che va dai 14 ai 18 anni, particolarmente coinvolta in questo, diciamo, argomento, se così vogliamo dire. Abbiamo accolto con grande piacere la proposta fatta dal dottore Nardiello e dall'assessore Basciano di questa rete, diciamo, verso una sensibilizzazione su questi argomenti. Devo però dire con grande, diciamo, piacere anche che gli studenti sono molto aperti a questi argomenti. Forse bisognerebbe lavorare di più dalla parte genitoriale, che invece tendono a essere molto chiuse e quindi a non far esprimere i propri ragazzi. Noi ci stiamo provando con diversi progetti sull'affettività rivolti ai grandi, ai giovani, ai genitori. Stiamo, diciamo, avendo non un grossissimo successo, ma insisteremo, perché sui ragazzi la sensibilizzazione è molto sentita. Anche la visione dei film che noi faremo a scuola, di cui abbiamo già fatto un'organizzazione, sono tutti pronti, sono aperti, non c'è nessuna forma di chiusura, e questo per noi è una grande soddisfazione. Quindi io ringrazio la rete, l'opportunità offerta ai nostri studenti, perché queste sono cose che fanno crescere, in un senso. Grazie. Vogliamo dire il programma? Nel senso che il primo film l'abbiamo detto, il 27 aprile. Sì, allora l'iniziativa si chiama Tutti i colori del mondo, Talk Movies LGBTQ+. Il primo titolo, come abbiamo anticipato, era East to East il 27 aprile. Poi abbiamo, vi dico prima, i titoli aperti alla cittadinanza, che sul programma sono quelli in blu: 27 aprile East to East, 11 maggio Jobel del 2020 di Renaldo Marcus Green, il 26 maggio Carol del 2015 di Todd Hines. Invece le due mattinate al liceo sono esclusivamente dedicate agli studenti, quindi non sono aperte al pubblico, e quindi sono in due date, che sono il 3 maggio, Filadelfia, di John Demme, con l'intervento della dottoressa Stradella, che è una ginecologa che ci parlerà di malattie sessualmente trasmesse, e il 17 maggio, Un bacio, di Ivan Cotroneo, che è sia regista che scrittore della sceneggiatura. Molto probabilmente riusciremo ad avere il regista al liceo, altrimenti sarà in sua vece il presidente del Circolantino, e quindi un film sull'omofobia.
e sul bullismo omofobico, quindi particolarmente incentrato sullo scenario scolastico. Ecco, questo è il programma. Le proiezioni sono ovviamente tutte gratuite e quindi ovviamente ne aspettiamo il pubblico numeroso. Allacciandomi a quello che diceva la preside, una cosa interessante potrebbe essere: lavoriamo in quelle due date con gli studenti di mattina, loro potrebbero essere anche promotori di portare il programma a casa e dire ai genitori che le tre serate sono aperte appunto a un pubblico libero e quindi i genitori potrebbero l'opportunità di parlare con noi di quei temi in quelle serate. Faccio una domanda al dottor Nardiello che, sul fatto che la scelta di questo format dei talk movies anziché il semplice cineforum, perché dopo la proiezione c'è un momento di confronto non solo fra coloro che hanno visionato il film ma anche con chi è l'esperto che partecipa. Esattamente, cioè noi abbiamo avuto un accordo su questa cosa, utilizzare il film per fare altro. No? Quando noi andiamo ad un cineforum e ci facciamo la tessera ad un cineforum, abbiamo la possibilità magari dopo di scambiare alcune osservazioni su quello che abbiamo visto con le persone che stanno in sala con noi. Questa è la vera, no? Il circolo del cineforum fa questo. In questa esperienza ne portiamo nelle varie serate un esperto dall'esterno che può portare quindi una competenza specifica e può dare, diciamo, nel tempo dopo il film, che può essere una mezz'ora di dibattito, una mezz'ora di chiacchierata aperta, un contributo in più. All'assessore Basciano, a volte le amministrazioni comunali fanno un po', diciamo, delle iniziative spot in molti casi. In questo caso però ci sono degli atti concreti attraverso delle delibere proprio che di giunta comunale, come questa iniziativa qui che sarà deliberata in giunta, così come faceva riferimento a quella precedente. Sì, assolutamente, non ci interessano le iniziative spot, proviamo a fare rete con chi sul territorio lavora su queste tematiche, però l'amministrazione ha dimostrato sensibilità per le tematiche perché sin dal 2021 stiamo provando a fare rete anche con il Circolo Antino e poi abbiamo avviato questa bellissima collaborazione con il dottor Nardiello e con la scuola. Nulla di spot e di finisce là. Proviamo a costruire un percorso che altri poi continueranno negli anni, perché questa è civiltà, è una forma di civiltà. Grazie.